Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con Hunting Ground con Chiara della Tana di Mister X. Yeah! Insieme a Iwi anche. Ciao. Cagnolina. Esatto. E insieme anche a Daniella che sarà da qualche parte a non so a fare che cosa. A romperci le balle. Esatto. Allora, noi ieri abbiamo aperto questa bellissima scorciatoia. Sì, che tu dovresti ritornare indietro, purtroppo. Vero, 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 vero. Perché dobbiamo andare nella porta... Sì, a prendere un po' di robe interessanti. Quella qua chiude le porte, sta stronza. C'è il... se torni indietro, mi sembra che... la stanza, quella che abbiamo usato per la chiave Giove, ha ruotato i cavallini, se non erro. Allora, vediamo un attimo. Allora, aspetta, usciamo di qua. E dobbiamo andare di qua. Sì. Ok. Oh, ok, vediamo un attimo. Tu fai tutto il giro perché ci sono delle cose indietro da prendere. Yes. C'era una cosa con la teca, che c'era una specie di cavallo, una statua che teneva tipo l'esca. Adesso devo un attimo ricordarmi il giro giusto. Sì, anche perché io sto andando un po' in... non in confusione, però... Beh, intanto alla fine sei sempre lì. Sì, quello sì, anche perché è un buco sta zona, perciò... Spero che quell'altra non arrivi e faccia sorpresa! Infatti sono bloccata qua. Ok, va bene. Ok, va benissimo. Va molto bene. Allora, vai dove c'era il divanetto. Ok. Tu ritorna lì e fai il giro indietro dove c'era quella scritta Mercury, Ok. Salt, dove c'era le parole crociate. Perché lì devi fare una leva. È lì che la cambia stanza. Cioè, è ruotata dall'altra parte. Yes, lei è sempre lì che pulisce, no? Sì. Lasciamola pulire così siamo contenti tutti. Ok, giusto. No, perché qua entro dove c'è lei, no, no, nella zona quella chiusa. E di qua è il divanetto. Ok. Ok, torna indietro. Ok, allora era giusto dove andavo Sì, prima. volevo farti prendere delle cose, però non sono importanti, sono una di quelle cagate tipo l'esca. No, 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 Ok. torna dietro qua alle colonne. Yes. Ok. Ah sì, perché ovviamente ha fatto aperto e quindi... Ha ruotato la stanza. Infatti, Adesso. i cavalli non sono più insanguinati, Meno quindi... male, perché già tra la musica schizzata. Ecco. Ok. Allora, adesso prendiamo questo oggettino. Camomilla. La leva è questa qua, quella che dici te? Assolutamente sì. Ok. Aspetta, fai il coso della leva. Perché Non questa. potrebbe... Sì, Ah, ok. questa. Perché quella leva serve per abbassare le punte. Caso mai arrivasse lei, è possibile, però c'è la percentuale che ti becca lo stesso, è Sì. possibile nascondersi. È Ok. possibile. Ok, qua c'è un giochetto orribile da fare che io adesso ci saranno tante di quelle belle cose. Sì, Ok, sto male. guarda il corpo. Giustamente per guardare cose belle. Un cadavere. Segni sul corpo dicono che questa persona è stata torturata senza pietà. Prendi o lascia perdere. Prendi. No, E così vediamo Fiona mutilata. non è vero. Solo perché ho sbagliato un Ma filmato. sto scherzando. Quella è la chiave Marte, mi sa. Il Sì. simbolo è di Marte, Mi sembra di sì. lo sapevo io se c'era qualcosa. Ah! Stupido coso! Cane, aiutami! Ma Iwi! Cioè, ma è una cosa assurda! E vai a cagare! è tutto a posto, è tutto a posto.
No. È normale, fidati, è normale, non ti preoccupare. Finché non si calma. Sta facendo tutto da sola, ragazzi. Cioè, è lei che sbatte così continuamente. Io non muovo niente. Non è un bug. Oh, si è calmata. Ok, allora, ora c'è un giochetto orribile da fare con quelle piastrelle. Che io non mi ricordo. Ecco, a posto, siamo. Allora, mi ricordo che il primo era il rosso. Ok. Ah, aspetta che. C'era un file da qualche parte che diceva premi questo, quello, quello, però. Mi sa che non l'abbiamo preso. Vabbè, tanto noi siamo brave, lo sappiamo lo No. stesso. E basta! Oh. Continua. Ah, questi sono i pensieri qua di Fiona, di quello che gli succede. Vediamo. No, niente. Allora, il primo facciamo quello rosso. Sì, e fai appoggiare il cane lì, fai sopra tu. Dove è andato? Quello se ne va in giro a fare le cose. Non ti mettere lì! Vieni qua. No, no, basta che si siede qua vicino sul coso rosso. No, Oh. perché era su quello verde. Bravo, cucciolotto. Ok, allora dovresti partire dal giallo. Ok, e andare al blu. Mi sento un po' un'autistica. Dovresti fare. No, 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 No. no, no. Era giusto, però deve sedersi quell'handicappato di un cane. Su Lo vedo troppo quello. rosso. Di sit. Ok, sit, bravo. Ok. Vai in quello blu camminando piano. Ok. Ok, dovresti farlo venire su quello blu il cane. Ora passo su quello verde. Vedi, lo sapevo. Allora. Ok, fallo sit. Ok, sits. Okay. Ok. Bisogna spegnere quello Giallo. giallo e vai su quello giallo tu. No. No. Allora. Ok. Questa parte io l'odiavo. Ok, rosso. Digli al cane sits. Sits, cane. Ok, giusto, si è resettato. Ok, adesso abbiamo detto giallo e si è spento quello rosso, così. Fai quello blu. E si è spento quello. Giusto, giusto, devi Sì. mandare il cane in quello blu. Ma se lo richiamo da lì, lui passa su quello verde. Ma tu devi per forza stare su quello blu. Ah, no. Perché si fa, no? Adesso. Ma no, dai, dai, Ok. dai, dai, dai. Ma Dio, che cane. Porca miseria. Adesso lo ammazzo. Ragazzi, questo vuol dire non impegnatevi nella vita, fate le cose a cazzo e vedete che ci riuscite prima o poi. Esattamente, cioè praticamente sì. Io non lo so, non ho parole. Ottimo, il fuoco purifica il corpo. Il fuoco Fuochi. purifica. Belli. Bello questo spettacolo. Ottimo. Sembrano tanti Azoth che escono fuori. No, scherzo, le lucciole sembrano, hanno lo stesso Sì. colore. Sono tutte boh, non lo so, saranno sostanze strane, non credo niente di paranormale, però. Sì, robe chimiche, della chimica, penso. E adesso possiamo prendere la chiave senza che il. Ah, era fine! Vero, perché Marte è al contrario, il simbolo. No, c'è la pazza! Esci da lì, ho paura che ti becca con. Ti amo, Ok. cane. È caduta! Non ci voglio credere. Vai, na Grande, Iwi! Ti faccio le vai a coccole nasco dopo. nasconditi sotto il divanetto. Yes. Che adesso aiutami. È di qua. Ok. Scendi, scendi, sì, vai. No, 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 no. no, no, di qua, vero? Sì. Ma Sì. penso che sia svenuta tipo come quando cacci via Debilitas. Ah, ottimo.
Salviamo, ti prego. Che è Daniella che sviene la cosa più bella che mi sia mai potuta accadere in questa run. Allora, adesso che abbiamo preso la chiave di Venere. Dobbiamo andare dove c'è il drago a tre teste. Ok, quindi devo riuscire di qua. Vabbè, Sì, purtroppo. lei Intanto noi. è svenuta, perciò. Stranamente non l'ho mai vista svenire, giuro. Si vede che. Ti ricordi che nella parte precedente io l'ho assalita continuamente con i Willy, ho tirato la magnesia. E quindi. Bravo, cucciolotto delle meriti, le Un cagnolino piccolino che scodinciola. Ora torniamo al lavoro, cane. Esatto. Anche se con l'enigma hai fatto lo stronzo. Vabbè, ti è andata anche di fortuna perché poteva arrivarti in quel momento, Daniela. La bagasciomane. Ok, questa è una parte di merda, ragazzi, perché c'è un gioco con le mandragole da fare. E non è tipo come quello di Harry Potter. No, siamo lì, urlano lo stesso, Vabbè, no, ma. urlano sì perché cioè, la cosa della mandragora è quella. Però dico il gioco non è come quello che fai in Harry Potter, ecco. Ah, che devi uccidere gli insetti. Se... Ok. l'urlo è anche uguale a quello del film. Sì, alla fine hanno usato sempre lo stesso urlo. Io Allora, adesso. direi di leggere un file che è qui. No, 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 non uscire. No, Non ti preoccupare. chiudo. Ah, Mi vabbè, sento tanto se. sicura con le porte chiuse. Lì c'è un file da leggere, vediamo cosa dice. Che contenga informazioni su queste piante. Con lo scopo di ottenere l'ingente quantità di sangue, bla 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 bla, fu creata la Flora Animalia. Ok. Questa creatura è il prodotto di una forma segreta e fu poi chiamata Mandragora. Nel tentativo di creare la Mandragora vennero fusi molti tipi di piante, ma poi ci si accorse che solo la combinazione con l'Ebel, che è quella che abbiamo preso nella parte precedente, possedeva la composizione liquida adatta. Ok. Ottimo. Cioè, praticamente tu riconosci la pianta soltanto dal colore e dall'odore. La mandragora attiva due meccanismi difensivi. Emette l'urlo, ok, e paralizza con le foglie velenose. Se la situazione si fa troppo pericolosa, è consigliabile gettare via immediatamente la mandragora e allontanarsi al più presto. Ok, devi ritornare indietro. Dove ci sono le bambole, quelle che ti hanno spaventato. Lo so. Dove? Che non mi Qua, qua, ricordo. qua, qua, dietro. Sì, questa porta qui. Questa qui, quella porta, la porta. Ah, Che ok. devi andare nell'altro cimitero. Che, sì, ok, Dio giusto. beato, mi sono spaventata di nuovo. Cioè, ma si può. Beato, vabbè, le bestemmie cattive. Perché appunto cercavo di non bestemmiare. Dai, meglio così. Oddio, Sì, vabbè. non mi sentirai mai bestemmiare in live, fidati. Ok, c'è una manina attenta a questa schifezza, io la odio. Luminescenza di merda. Ok. È pieno di ste cose qua, canne di manzo. Ci deve essere una manina. Qua sto vedendo cosa mi dice. Sembra un mausoleo. Qui c'è scritto qualcosa. No, 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 no. Che palle. Lo so. Aspetta, va. Ti consiglio di mettere la collana quella. Di Sì. ossidiana. Ok, tu devi dare la manina alla mandragola. Se non, sì, la mandragola alla manina. Cazzo, 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 no, 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 no. Ma vaffanculo. Lei è sta deficienza che tiene addosso. E la manina qual è, scusa? Che non. Dovrebbe uscire dal buco di qua. Però non esce. Già hai preso la mandragola per caso? No. Madonna, ci siamo dimenticati la mandragola. Perché Perché, ecco, allora andiamo a prenderla. pensavo che lo facessi in automatico. No, no, l'ha ributtata giù.
ignoranza di donna. Io odio Fiona. Cioè, lei è bella quanto volete, ma ha un'intelligenza pari a... Non lo so, neanche i bradipi sono così stupidi. i pratipi sono lenti. Allora, Mandragola... Credo che sia innocua e il mio rapporto con le piante d'ora in poi sarà molto diverso. Non la prende. Quindi devo estrarre. Non è che devo estrarne una qua. No. Prova. Perché il file diceva che le mandragore le riconoscevo col profumo e con. Sai che secondo me serve l'Ebel? Perché diceva che l'Ebel serviva. Non posso usarlo qui, però dice. Fammi pensare, prova a prendere. Allora, l'essenza di level non lo puoi usare lì, quindi tu devi di fisso prova a vedere a raccoglierne un fiore di quelli. Però Questo. strano che non ti. Mandragora porpora. Però Ah, no. urla. No, da questa pianta sboccia fiori porpora. Le sue grida e il suo veleno possono condurre lentamente alla pazzia. Io non avrei preso quella gialla. Non hai spazio per portare. Devi prima utilizzare la pianta che hai in mano. Tu hai due mani, giustamente, butta via sta. La butto. Sì, butta, butta. Perché Prendiamo quella gialla. è l'unica che è gialla. Andiamo. Ok. Ma datti una calmata. Ma guarda come sta diventando scema. Ma normale. Daniello, 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 corri, 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 ci va sotto mani. La finestra. Oh, No, no, io ho fatto una minchiata. non viene qua, non viene qua. No, ma abbiamo fatto una minchiata. Dimmi. Ok. Era la Bianca. Non fa niente. Non fa niente. Sono cose che succedono. Adesso buttiamo sta lavanda. Sta lavanda, sta mandragora. Ma di cosa? Ma È la Bianca, non la gialla, perché io mi ricordavo che era chiara, però non c'è. Cioè, io odio sta parte. Infatti, chi teneva il taccuino delle soluzioni era Paolo, che mi diceva quali mandragole. Oddio, è l'unica. Non arriva. No, non arriva lì, la musica è andata subito via. però ti aspetterà il varco, forse. Quella bianca hai detto, Sì. no? Allora, eccola qua. Ah, sì. Adesso sta scema inizia a impazzire perché è una scema, per l'appunto. Sì, che si spaventa per... Ormai lo sai che. Eccola. Cioè, guarda, guarda come cade. Oh. Lo so. Almeno le luminescenze non ci sono più. Ce n'è una, mi sa. È andata via. Sì, appena entro qua la luce va via. Cioè, adesso la devo mettere qua la mandragora? Dovrebbe uscire. Ho spirito defunto bramoso di nuova vita che strisciando fuori esce. Sorseggia il fresco sangue vitale. Quando la tua sete è stata acquietata, torna nel regno oscuro da dove sei venuto. Boh. Dovresti avvicinarti perché dovrebbe uscire una mano. Analizza il buco nero, Ah, la ok. porta, perché mi ricordo che usciva una mano che ti diceva voglio. È troppo buio, non si vede niente. Sembra che laggiù ci sia qualcosa. Vuoi concentrare lo sguardo sull'oggetto? Sì, assolutamente. Ecco. Ah, ok, mi ricordo sta parte che è già tra la mandragora che lei impazzisce. Dai, dagliela. È mia! Mia, esatto. Mia. È mia! Adesso se la mangia.
E qui mi è venuto un dubbio, chi è quella roba lì che mangia la mandragola? È quello che penso io o no? È impossibile che sia quello che penso io. Io lo penso anche. Ah, ok. Uomo che striscia, dici? Ok. Sì. Oppure è un homunculus, si può scendere, ottimo. I messaggi in codice che ci diamo io e Chiara per non fare spoiler. Eh sì, lo so. Ok, ora c'è il gioco delle piastrine. Sull'altare c'è un cadavere che stinge nella sua presa mortale una tavoletta di pietra. Il golem deve essere offerto in sacrificio al muro di fiamme perenni dell'Ade, che ostacola il tuo cammino. Ecco qua, ragazzi, che vi ricordate che noi nella prima parte abbiamo fatto Met, no? Praticamente è qua la prima volta che la vediamo, sta parola. Perché se no, per questo noi la sapevamo. Sì. Ok, La va bene. lettera L muove la creatura a sinistra, giustamente left, e R right, la combinazione di quattro lettere, quindi right, dovrebbe essere, apri la strada verso il piccolo giardino. Però ho sentito un orologio. È più avanti mi sa. Vai, fai una cosa fighissima, vai nella macchina da scrivere. E lo facciamo ballare. Sì, ecco, mi hai Va. letto nella mente. Però non mi ricordo la parola. Saltatio. Giusto. Ok. Poi creane un'altra. Allora, R. R. 4 R, dai. RRR. Sì, giusto. Vado, che è quello che c'era nel file. Sì, puoi farne un'altra. 3R questa volta. Ok, Ok. fai un'altra. RRL. E ce ne sono tante. Vado. Sì, un'altra ancora. RRLRR. Allora, aspetta, RRL. RR. Così. Ok. Sì. E prima facciamo la parte più bella, facciamolo ballare perché è una cosa da far vedere obbligo in Outing Ground. Sì. Allora, praticamente noi le abbiamo fatte subito, che grazie a Chiara, però, cioè, era farne una, vedere in che posizione si girava. Maria, io lo amo. Bellissimo. Qua ci voleva la musica di Gigi D'Agostino. Beh, almeno mi ha distratta un po'. Ora mi sento leggermente meglio. E energie recuperate. Ottimo. Allora, quello che devi usare è la... No, è l'ultima. L'ultima. Sì. Adesso fa la breakdance. No, adesso vai in serio. Sì, adesso è serio. Prima era... aveva preso un po' di erba. Un po' di marea. Che la felicità ti porta via. No, non è vero, te la fa venire. Esatto. Infatti adesso è triste, perché non può più ballare, se ne va. Poverino. È Fiona che lo guarda, devo. Arrivederci. Ora puoi usare il golem, mi sembra, lo puoi far correre più veloce se non erro con un tasto. Tra un po' vedrai. Sì. Ok, così facciamo in fretta. Sì, me la ricordo sta parte. Ecco, Oh. praticamente qua a tentativi si deve andare, ragazzi. Se non sapete, la prima volta. Esatto, Sì, è un po' una rottura di balle perché dici perché cavolo. è un labirinto. Come vedete, adesso gira di nuovo a destra. Adesso Ok. sinistra. Dio, sta parte mi sono bloccata all'inizio, non so quanto. Lo so. Perché appunto vai in tentativi, cioè ricordiamo che quando l'abbiamo giocato noi, non c'era YouTube, non c'erano le guide veloci su internet. E No, quindi. dovevi metterti a fare tutte le cose. Esatto. Ok, qui spegni il primo fuoco, ottimo. Bravo, Golem, bravo. Ok.
E adesso andiamo a prendere quell'oggettino. No, 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 liberati la strada prima. Ah, prima facciamo tutto, ok. Sì. RRL. RRL, questo qua. Sì. Cioè, così almeno ci liberiamo tutto e non... Yes. Cioè, è anche una questione di far vedere almeno la gente dice, ok, meglio sbrigare tutta la strada, ti liberi dalle fiamme e poi ti Vabbè, fai sì. tutto il... Che potrebbe arrivare Daniela, mi No, sembra. non può Cioè... arrivare. Shh, non può arrivare. Però era vero la cosa dell'armadio, non ero impazzita, giuro, quella... l'armadio. No, no, ma io ti credevo, solo che nella mia ingenuità ho detto, se è di là che sta pulendo, non la trovo qua dentro. Invece sta bagage. Sì, e lì capisci, ma è un robot o si teletrasporta? E invece no, è semplicemente il gioco che vi piglia per il culo. Sì, assolutamente. Ok, ce ne sono tante altre, le fai tutte piuttosto. Sì. Le Matt. tre R. Right. Voilà. Ok, sì, te le fai tutte. Vada. Vada, non ci cischi, si Esatto. muova. Guarda che gli hanno fatto il sederino però, non è dritto. Cioè si vede proprio la lineetta. È piatto. Sì, però se guardi bene nella parte delle chiappe il colore è più chiaro e si vede la linea in mezzo. Sai cosa mi sembra? Mi sembra tipo quando ti lascia il costume quando sei abbronzata con il sedere bianco. Esatto. Madonna che depravate che No, tu non mi conosci, io ho una mente che proprio Sì, ma se... è nato tutto da me, che sono stata io a guardare il sedere al gol. Dopo ci sarà anche il sedere di Riccardo, Fernando e tutti gli altri. Che belle cose, ragazzi, che facciamo. Ok, e l'ultima è RRR. Uno che ha problemi con la R, moscia. Si fa di quelle risate quando lo ascolti. Ok, tu. Ecco, queste sono io quando dovrò andare un domani al lavoro, non c'ho voglia. Che vita amara, non voglio, proprio con sta vocina, no, non c'ho voglia di andare nel patibolo, aiuto. Fidati che penso che sia la reazione che ha il 95% delle persone quando va al lavoro. Cioè, ci sono poche persone che vanno al lavoro contente. O sei il capo. O sei quello che fai un lavoro talmente bello e talmente Esatto. pagato bene. Che sei contento. Tipo, se io dovessi andare a lavorare coi videogiochi, ci andrei tutti i giorni contentissima. Eh sì, però lì se c'è il cliente stupido è già un bel problema. Sì, quello sì, però insomma è una cosa che ti piace, un argomento che ti piace, perciò insomma ingoi e adesso Vai. possiamo andare, no? Sì. Sì. E aspetta che c'era una lapide, che non so se c'era scritto qualcosa. Sopra il... No, No, mi ok. sta... No, no, vai, non ci incischi. Fregati. Sento riso. No, fregatene di tutto ciò che vedrai. Allora, qua c'era un Ok. oggettino di fronte. Sì, che è nella stanza quella giusta. Medaglione. Adiacente. Sì, il mitico medaglione che useremo. Per non fare niente. Allora, cioè il cane mi viene dietro e poi si mette giù. Là c'era un altro oggetto o era una mia impressione? No. Tu dovresti trovare le scale che ti portano di sopra. Qua è bloccata. No, aspetta, qua scendiamo. Sono le scale quelle che dicevi te. E oggetti non ce ne sono più. Qua Non mi sembra. Cioè, non... è per bloccato. quello che mi ricordo, non mi sembra proprio. Però sento l'orologio. Dov'è? Io non vorrei che è sopra, però cioè sali le scale, vai a prendere, brucia la... Questo è qua? ci sono... aspetta che aiuto. Vediamo un po' se queste qua sono. Sì, giusto che c'è la cisterna, quella famosa, che infatti c'ero rimasta malissimo. Raccogli l'oggetto. Oh, buona. Ok. Ottimo.
emana un odore di carne bruciata. Ottima la grigliata. Sembra che stiano cucinando la carcassa di un animale e non è Iwi. Analizzala. Analizzala. Vedi cosa Ancora? c'è. Sì, analizzala. E qui capisci la loro posizione politica. No, scherzo, eh. Non prendetela sul serio. Vai, Lo stanno cuocendo vivo, ragazzi, poverino. Più lo osservo, più sembra assomigliare a un bambino. Ma di solito queste assurdità si leggono solo nei romanzi horror. Queste cose non accadono davvero nella realtà, o forse mi sbaglio. Ma Fiona, non ti sei ancora accorta dove sei? Ti stupisci davvero che... guarda, andiamo via, va? ma non dovrebbe, perché a te non ti arrivano le cose quando a me arrivava il mondo? Va bene, vai, vai pure, mi sento molto offesa dal gioco. Perché? È perché a me arrivano intanto che io cambio telecamera. Tipo così, cambio telecamera e me la trovo davanti. Ah! Ok, vai dritto, dritto. No, 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 eh sì, ok. Da qua, Perché? giusto? Sì. Perché non c'è un'altra strada che Un'altra andiamo? via. O no? Tu devi andare vicino a quella porta, sempre nel sotterraneo, c'è una porta con un oggetto. Piano piano mi sto cercando un attimo. Eh sì, è un labirinto. Cioè... Non, cioè, io posso aiutarla, però poi. Tranquilla. Allora, qua c'è un punto... Cioè, ecco, perché torno dietro e poi lì non c'è più niente. Ok. Quindi l'unica strada è questa qua e possiamo andare a destra. Che Oh, sì. Vai, vai. sento l'orologio più vicino. Ottimo. Sì, c'è l'oggetto, ottimo. Ok. È quello che mi ricordavo io, che ne avevo visto uno brillare. Medaglione, qui c'è una porta. E adesso io esco col culo che ho c'ho Daniela davanti. No, no, qui tecnicamente Daniela non ti arriva in questo punto. Dio, che spavento! Hai visto il pesce diavolo, quello che c'ha Sì. la lucetta? Sì. Cioè, ragazzi, mi sto cagando addosso per niente perché sono troppo concentrato. Sì, che poi questi pesci tecnicamente dovrebbero stare dentro l'abisso più profondo, invece ce l'abbiamo dentro al lago, vabbè, non importa, sono pesci marini, quindi non lo so. Salvataggio. Ottimo, oddio gli scaffali, oddio Daniela. Ok. Ma adesso mi conviene tornare indietro dove stavamo andando? Sai che ero uscita fuori, c'erano le scale che salivano. No, questo è l'unico È luogo questo. che deve. Sì, purtroppo. Ok. Leggi il file, c'è un Yes. libro, ok, oddio, ottimo. Un libro scritto da Furcanelli descrive i simboli arcani dell'alchimia che ricoprono le navate della cattedrale di Notre Dame. Non posso usarlo qui. Ok, prendi il libro blu che è più avanti, Sì. Eccolo. dovresti trovarne uno. Ok. Simboli Vai, vai. arcani. C'è quello giallo che devi spostare un cassetto. Sì, questo qua devi spostare. Al contrario. Cioè, è come le chiavi USB, che c'è il 50% di mettere dal lato giusto. E te cosa fai? Quello sbagliato, no? Ok, dobbiamo spostare adesso gli scaffali. Questo qui sì, usa il rosso. Qua? Da qua lo devo usare, sì. E... Sì. Ci dovrebbe essere un buco. Ok. Perfetto. Ok, mamma mia, me lo sto studiando perché sto usando Tranquillo. tutta la mia intelligenza. Ok, tu Poi vai nell'angolino, quale? vai, girati verso. Sì, vai avanti, Qua? giro, giro, giro. No, no, l'altro giro, l'altro. Sinistra. Ok. Sì, io quando faccio il tom-tom. Questo qua Ok, piccolo? No. no, è quello Questo grosso, qua. Ok. l'altro grosso, l'altro. Tutto La a grippa. grippa. Ma allora aspetta, così almeno gli facciamo capire come lo stiamo... Framel. Nicolai Framel. Un libro. E dovremmo mettere... Nicolai, Questo è no, l'altro. Agrippa. Nicola, Nicola. eccolo qua. Così gli facciamo capire l'ordine, cioè perché li stiamo mettendo qua e tutto, Sì, c'hai ragione, io lo faccio a memoria. Tranquillo. Allora, qua Agrippa. abbiamo detto Agrippa. Sì, voi in base a quello che leggete. All'autore, esatto, posizionate i libri.
E qui dici, ma veramente qui c'è lo zampino di Spencer? No, perché veramente c'è la casa che cambia. I trabocchetti, gli oggetti dei, come si chiamano, delle trappole, tu fai ah. Esatto. Comunque, praticamente era per fare tutta sta storia. Sì, ma cioè, ma chi è l'intelligente che crea la porta sopra? Oh, eh. Una C'è un stanza piena oggetto. di manichini. Ottimo. E adesso facciamo cagare addosso Fiona nuovamente. E sì, ci tocca. Basta solo inserire la pellicola che è qua. No, non è questo è il piatto. Dove sta la pellicola? Guarda che bella sta Madonna, angolazione. mi son presa male. La pellicola. La pellicola non ce l'hai? Stai No, perché secondo me è dall'altra parte. scherzando. Eh sì, perché siamo venuti direttamente qua. Oh. Vabbè, andiamo a prendere la pellicola. Ah, è proprio lì? Ah, eccolo! Ma sai perché? Perché tutte le volte che mi sono avvicinata, lei non l'ha detto mai. Cos'è? Eccola! Bisogna. Ce l'hai? Sì, sento la musica. Però appena usciamo nel cimitero, lei non viene più dietro. Allora, adesso vediamo se. No, non lo usa. Io mi dimentico sempre. Buona visione. Quando abbiamo sconfitto Debilitas. Assolutamente. E qualcuno ci sta osservando per tutto il tempo. Esatto. E qua è dove si era sentito parlare, probabilmente. Sì. Ciao, frate Cappuccino. Il ciabattoide. Dobbiamo guardare i simboli. Ok. C'è la linea, il cerchio e poi. Ok. Quella coccinella strana. Ok. Esatto. Povero di te. No. Oh. Chi è? Chissà. Oh, sta donna, ragazzi, sta donna è proprio È una. arrivato l'arrotino. Guarda com'è felice, contenta. Madonna. Guarda come sorride in quel momento, dici, per favore, Daniela, non sorridere, mi fai paura. Esatto. Cioè, ma prendi la sedia e tirangliela in testa. Eh sì, cioè, lei piace parlare. Deve capire che la violenza è l'unica soluzione qui, almeno in questo fattore di gioco. Quando Concordo. la diplomazia non esiste, vai con la violenza e ciao. Ok, il famoso Azot. Lei, essendo sterile, te l'ho detto, secondo me è convinta che in quel modo. Ma io penso che più è per gelosia che per prendere l'utero, cioè corri come se non ci fosse un domani. No, no, appunto dico, essendo sterile, lei pensa che l'Azot. Perché hai visto cosa gli ha detto, che è quello che ti rende donna. Ma sì, fai con calma. Ma Io mi sarei buttata. Ok, anch'io, eh. torna indietro. Allora, cagnolino. Eccoti. Cagnolino. Adesso. Torna indietro, indietro, esci dal cimitero. Ok. Anzi, dovresti andare. Aspetta, non me lo ricordo. Tanto qui non ti insegue, vero? No, non c'è più la musica. Ok. Dovresti uscire.
dalle altre. No, io non me lo ricordo più. Aspetta. Ah, dove c'era l'altro castello? Quindi da Quello. qua. Ok, Sì. dove c'erano le voci. Ah, sì, perché qui c'è una bella boss fight tra un po'. E spero che troverai anche un orologio perché è tremenda. Vi voglio bene a tutti. Esatto, È stato un piacere conoscervi. Addio. lì c'è un punto di fuga, eventualmente. Ok. Allora, qua c'è non scoprire quella statua perché non so se è tipo uno spavento. Sì, ma guarda lì a sinistra, il coso che si muove. Ecco, non toccare quell'omunculus. No, io non tocco niente, io vado avanti. Cioè, io mi divertivo a colpirlo, però non facciamo violenza. Sono io, Homunculus, poverini. Anche loro hanno dei sentimenti. Occhio, 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 fai uccidere, fallo uccidere dal cane. Cos'è sto aborto? Cioè, non lo so, no, non so Iwi dove cazzo. Ma lasciami stare! Ma. Puoi colpirlo con i calci. È È morto. morto! Ah, così a Cioè, random. non lo so, è morto sentendo lei urlare, praticamente. Meglio, qua c'è un oggettino. Sì. Medaglione. La se vedi c'è una cella che dice tipo qualcosa che è una cella. È È una una gabbia, gabbia no? enorme, mi chiedo cosa possono tenerci qui dentro. Boh. No, torna indietro adesso. Torniamo indietro. Sì. Ah, perché è chiusa dall'altro lato. Era per prendere l'oggetto. Devi proprio tornare indietro dove c'era lo specchio. Yes. A volte mi viene il panico qui perché pensavo che arrivasse Daniella, però questa è più la location di quell'altro rimbambito. Giusto per farvi spoiler, per farvi vedere la location. Allora, ecco qua. Ok. Vai, sali sulle scale. Devi andare nel macchinario che è a destra, in questo, sì, a destra di qua, e devi mettere. Penso ruotare il coso, quello là che c'era. Guarda cosa c'è dentro, cosa dice? È un sintetizzatore, se non erro, sì, ok. Separando il platino in due parti distinte e sintetizzandolo in sagro bianco si può creare una nuova sostanza spirituale. Tuttavia, se non vuoi che sagro bianco venga imbrattato di sangue, dovresti terminare qui il grande processo. Ok. Ottimo, vai Di sì, nel qua. Esatto, corridoio. Altre gabbie. ragazzi, quindi immaginatevi pure. Sì! Ottimo. Che cosa stessero facendo qua? Esperimenti. Manco Esatto. Resident Evil erano così barbari. L'Umbrella almeno li teneva in strutture un po' più pulite. Ottimo. A parte Giusto, giusto. Lisa, insomma, che poverina. Vabbè, Lisa. Liza, lasciamola stare. Allora, questo, e poi era così. Questo, giusto. E si è aperto qualcosa, giusto? Sarà la porta. E Si sente acqua. E adesso la porta. forse si è abbassato il flusso, non vorrei. Può essere. Ho alzato o abbassato? Eh sì, si è alzato. Allora possiamo salire o scendere? Salire, salire, salire. Adesso non posso né scendere né salire. Aldo ti maneggia come ci stava. Rimango qua. Io non mi muovo, ciao. Il gioco non Esatto. lo finiamo più, rimaniamo lì perché. Oh cazzo, Perché? aspetta. Oddio, aspetta, qui c'è una trappola. Aspetta, 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 mi devo ricordare bene cos'è. Qua c'è un game over, se non stiamo attente. Perché? Cosa che quindi accadrà sicuramente perché sto giocando io. Allora, la stessa cosa che facevamo con il cane, se non erro. Dobbiamo seguirlo forse. Vediamo. Oppure, eh sì, per forza, stavo pensando, magari non dobbiamo passare per. Eh sì. Ma Iwi, non correre, perché stai correndo? Porca miseria. Oh, statua di DDM. Qui c'è un pulsante, lo premiamo? sì. Così dovremmo aver disattivato, no? Sì, perché c'erano due tentativi. Due, se sbagliavamo. Ok.
E qua siamo nella parte di sopra. Qua Ottimo. c'è un oggettino. La prima volta avevo sbagliato perché il cane faceva il cacchio che voleva. Tanto per cambiare, perché avete visto, no, che qua Iwiwi ascolta sempre, no? E pensa il cane, quello pastore tedesco classico. Cioè, ti ho detto, l'ho giocato solo una volta con lui, così è difficile, e quello mi ha fatto dire basta, mai più, addio, vi ho voluto bene. E poi c'è il cane pupazzo, che carino, il cane pupazzo, quello tutto peluche. Sì. Vabbè. Quello è obbediente. Ok, qua c'è una parte orribile, lo sai, Daniela, cosa devi Così. fare? Devi spostare i blocchi in modo che poi si attivi il lampadario, cioè devi mandare il cane in attacco. Sì. Perché il cane non c'è quando serve? Perché cazzeggia quel cane? Ok. Ok. Respiro di sollievo. Sì. Come ha detto Chiara, respiro di sollievo e via. Devi per forza assorbirti il filmato perché purtroppo Daniella è Daniella. L'enigma questo qua delle appunto dei cosi che alla fine sembrano pianeti, che spingi, mi ha sempre fatto tornare in mente Tomb Raider, Ah, l'enigma simile. sì. Che alla fine sono i pianeti questi, perché poi sopra si apre, mi sembra, o si spacca qualcosa dopo. Poi, in ogni caso, le costellazioni nell'alchimia sono molto correlate. Importante. Sì. Ma l'alchimia è bellissima. Cioè, io ho Molto bello. sempre provato. Guarda qua sta schizzata. E lì è quando fai la fangirl, non vedi l'ora di vedere il tuo il tuo marito adorato, allora fai ah! Esatto. Chris per Chris Wesker, ciao Wesker. Poi Wesker e Chris non ci cagano e stanno assieme, ciao. Esatto. Guarda che bella però che è Fiona. Fiona è proprio Sì. bella. Sì, poi le espressioni sono fantastiche. Concordo. Ma Capcom ha sempre detto, cioè, lei ste cose le sa fare. È solo che non c'ho voglia di farle. Esatto. Un bel remake di Hunting Ground fatto con grafica PS4, adesso a mo' di film, più Puttana Eva sare sarebbe una Sì. figata. Tipo come Until Dawn alla fine. Sì, senza scleri con gli enigmi, li fai con. Non mi guardare così perché io non sono ancora pronta, voglio restare pura, pura, come mamma mi ha fatto. No, no, io non voglio il tuo pezzo di vetro dentro di me, ciao. Esatto. Poverina. Donna di carne e di sangue. Vedi, sono anche ste parole che ti facevano pensare che lei non fosse umana. Cioè, No, no, lei è umana perché purtroppo gli avranno inculcato qualcosa che lei tipo è un homunculus, ma non è un homunculus perché guarda qua. No. perde sangue, non è come, non so come dirtelo, non, è troppo umana. No, ma infatti non è un homunculus, come hai detto te. È una citazione a Rule of Rose, lo sai? Sì. Piccola preziosa principessa. Era la frase che gli dicevano gli aristocratici della matita rossa. Pennarello, Bastardi, anche quelli. scusate, ora non mi ricordo se era Pastello, Pastello. Pastello, perché crayon, matita Ecco. colorata e quindi pastello, sì. Ok. Ecco, questa è la mia reazione quando Wesker è morto. E poi lutto per 3 mesi. Guarda che c'è sangue nelle mani. Pazza. Lì perché si autolesiona. Sì, perché è pazza, cioè. Chi non è normale è solo il cane. E poi anche qua il fatto che piange sangue. Cioè, vedi, ci sono tante cose che ti fanno dire che c'è. Secondo me stava morendo lo stesso, sta donna. Avrà avuto qualche malattia. Ok. Bastarda! Non ci provare mai più. Yui, devi attaccarla, non devi farmela venire accanto, oddio. Oh. Ok, la cosa brutta è quello più lungo. Ok, corri via, corri, 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 corri. Cazzo di cano, io giuro. A sto punto è meglio un gatto, almeno è più cattivo quando attacca.
Lì devi avere tanta pazienza. Sì, fai questo lungo. Ok, scappa. Oh, mi hai rotto i maroni. Scusate, ragazzi, adesso me ne sentirete dire di tutti i colori. Giuro, ma perché non ti fai una scopata invece di rompere le palle? Scusate ragazzi, però quando ci vuole ci vuole. Oh, fai bene. Dai, non puoi fare. Guarda, sì, l'ha messa un attimo giù. Che Oh, che culo. Perché tu hai culo. culo e io no? Io non ho avuto così tanto culo. Forse il cane è più agguerrito. Può Mi essere. sembra strano che è giù. Tra un po' si rialza, si Sì, dovrà beh, rialzare. ovvio, si rialzerà. E Fai quello lungo. infatti. Aiuto, no, col cazzo quello lungo. Yui, fai il tuo dovere da cane. Ma perché Oh. si sta spaventando? E perché? Non lo so perché si spaventa. Perché è uno Ah, ha scema. Ok, paura per il cane, ha paura per il cane. allora sai cosa faccio io adesso? No, io ti direi di fare una cosa. No, tieniteli per l'ultimo. Infatti, però la volevo. Lo so che vuoi. Purtroppo quello verde è quello più lungo. Lo so. Dai, dai, cano. Fai qualcosa, cano. Dai, dai, Imi! Madonna, se... No! Cioè, l'ho sgridato per sbaglio! Ma Ti è... prego, Imi! Oh. Ok. Questo sarà quello più scassamaroni. Che era meglio Ok. spingere questo. Ma purtroppo. Dai, Fiona! Dai, Fiona, 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 che ce la facciamo? Dai, cano. Meno Guarda male come che. scodinzola quando attacca scodinzola. Talona! Dio, Dio, Dio. Cribbio. Ti voglio bene, Yui, ti voglio bene da morire. Sì? Sì, urla. Sì. Ottimo, allora dovresti farla andare sopra il cerchio. Yes. Sì, vieni qua, dai, forza, vieni. Toh, puttanona! Sì, sei te, incompleta. Incompleta. Cioè, non puoi far figli. Adotta un bambino e non rompere i coglioni al prossimo. Perché devi strapparmi l'utero? Mannaggia te. Esatto. E adesso? È Natale! Scusate. Questa scena non l'ho mai capita, veramente. È strana. Però forse è una liberazione, Per probabilmente. lei può essere. Che comunque questa è la citazione a qualche film, perché io mi ricordo di qualcuno che muore allo stesso modo. Non l'ho mai visto, cioè dovrei cercarmelo di vedere, però mai, cioè, non l'ho mai visto in tutta la mia vita un film che finisce con la vetrata rotta e No. muore il tizio impalato. Io mi ricordo di averla già vista sta scena in qualche film, poi farò ricerche e casomai ve lo dirò. Yui, sei la creatura più bella che esista al mondo. Dai, qualcosa da mangiare, che Sì. poi... Tra un po' Iwi non lo vedi per un bel po'. Non mi ci fare pensare, non mi ci fare pensare. Ma dai, Fiona, sei deficiente! Questi corpi che vengono trapassati. Ok, Progettino. cos'è? Chiave Marte, che se vi ricordate. È l'ultima che ci mancava. Esatto. Dopo Giove e Venere è l'ultima. Cosa Adesso buona e giusta? andare a salvare. Assolutamente. Quella qua chiude le porte. Gli ultimi non ti chiudono le porte, Meno quindi stai male. tranquilla. Sono troppo occupati a fare altro. E che altro? Ah! Ok, niente, ci fermiamo qua oppure andiamo a utilizzare la chiave e tu che dici? No, io farei nella prossima parte. Iniziamo proprio tutta la nuova parte e con questa si conclude quella di Daniella. Evviva!
Evviva, evviva. Guarda. A te Ok. adesso sarà un po' più facile giocare, cioè per me, poi non so se tu sei più abituata a Daniela o agli altri due. No, 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 guarda, Daniela era quella che mi metteva più proprio ansia, perché appunto come ti ho detto, la parte sua, enigme e tutto, è quella che mi ricordo sempre meno, perché è un corri, 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 prendi, ah, dovevo andare a prendere quello e torno via. Quindi con gli altri sono più tranquilla. Meno male, dai, prossima volta vediamo un uomo che tutti vorrebbero come marito, poi lo Esattamente. scopriremo insieme. Esatto, grazie mille, anche chiaro, ovviamente che sta parte è stata non fondamentale, ma di più. Provato, a parte per la pellicola, però Ma dai. sì, errare humanum est. Eh sì, però vabbè No dai, io problem. ringrazio Jill per farmi partecipare a questa collaborazione intensa. Bella ma intensa. E niente, ci vediamo alle prossime parti. Ok, ciao ciao. Ciao a tutti!